Un racconto leggendario dice che nel X secolo d.C. un eroe chiamato Vitus è partito per combattere un drago che si nascondeva nelle paludi tormentando gli abitanti dei villaggi vicini. Vitus avrebbe sconfitto il drago con 3 colpi di lancia e come ricompensa avrebbe ricevuto il castello che sorgeva in quei luoghi. Il popolo riconoscente lo avrebbe onorato con il nome di Bathory, che significa buon eroe. A questa leggenda si richiama lo stemma della famiglia Bathory, che raffigura 3 artigli o 3 zanne bianche di drago su fondo rosso e nella sua versione più conosciuta è circondato da un altro drago. Questo secondo drago è l'emblema dell'Ordine del Drago, un ordine cavalleresco esoterico al quale la famiglia era collegata e al quale apparteneva anche il padre del famoso Vlad III, detto Dracula. La famiglia Bathory faceva parte della più antica nobiltà ungherese e aveva acquisito maggiore importanza nel XIV secolo con la concessione di feudi e castelli. Conta diverse personalità importanti nella storia dell'Est Europa, come molti principi di Transilvania e addirittura un re consorte di Polonia, Stefan Bathory, vissuto nel XVI secolo. Ma in questo video parleremo di un membro della famiglia che è diventato nel tempo ben più famoso, anche se per tutti altri motivi, essendo a dir poco considerato la pecora nera della famiglia. È un argomento che mi è stato richiesto anche dall'abbonato Riccardo, che ringrazio per il supporto al canale e sono ben felice di raccontarvi l'oscura vicenda di Erzsébet Báthory, passata alla storia anche con i soprannomi di Contessa Sanguinaria o Contessa Dracula. Nel 1560, nella grande pianura settentrionale dell'Ungheria, in una tenuta appartenente alla sua famiglia, la baronessa Anna Bathory ha dato alla luce Erzsébet. Erzsébet aveva un fratello di 5 anni più grande, chiamato Stefan, che farà il giudice per il regno d'Ungheria, un caso curioso visto quello che succederà invece alla sorella minore. Sicuramente aveva anche almeno altre 2 sorelle. I suoi genitori appartenevano entrambi alla famiglia Bathory, infatti suo padre si chiamava Giorgio VI Bathory. Anche se provenivano da 2 rami diversi della famiglia e non erano parenti stretti, qualcuno ha insinuato che la parentela tra i suoi genitori potrebbe aver influito sul suo stato di salute, visto che i figli nati da parenti possono avere delle problematiche. Erzsébet ha trascorso la sua infanzia al castello di Exed, che si trova sempre vicino al luogo dove era nata e di cui oggi esistono delle rovine. Per linea materna era la nipote di quel re consorte di Polonia di cui abbiamo parlato all'inizio e, come dicevamo, la sua era una delle famiglie più influenti e potenti non solo dell'Ungheria ma dell'intero bacino dell'Est Europa. I Bathory per lungo tempo avevano controllato la Transilvania e avevano addirittura prestato molti soldi agli Asburgo, un'altra delle più potenti e famose casate nobiliari dell'epoca che ha sfornato una lista molto lunga di sovrani e imperatori. Il padre di Erzsébet, Giorgio, però aveva tolto la sua lealtà agli Asburgo e quindi le 2 famiglie non erano sicuramente in ottimi rapporti, un fatto che ci tornerà utile conoscere più avanti. In virtù del suo rango, Erzsébet Báthory è cresciuta con una buona istruzione, conosceva il greco, il latino, l'ungherese e il tedesco e era stata perfettamente educata all'etichetta della nobiltà del tempo. A livello religioso era stata educata al calvinismo, una corrente del cristianesimo riformato. E più o meno qui si fermano le informazioni storicamente certe sulla sua infanzia, che nel tempo però sono state condite da tanti altri dettagli che non sappiamo se siano attendibili oppure no. Si dice che Erzsébet Báthory soffrisse di epilessia, una malattia che all'epoca non era ben conosciuta e veniva considerata superstiziosamente come una sorta di maledizione. Visto che per lo più una cosa simile veniva tenuta nascosta, non abbiamo la certezza che sia vero. Si dice anche che fosse stata curata con delle pratiche che includevano bere il sangue di altre persone o strofinarselo sulle labbra, ma come capirete sono dei dettagli un po' macabri che potrebbero anche essere puramente leggendari. Si dice anche che fosse stata educata dalla sua famiglia a essere particolarmente rigida e violenta e che quindi fosse stata esposta fin da bambina a punizioni fisiche inflitte ai servitori o alle persone che violavano la legge.
Questo, anche se fosse vero, non è un aspetto molto caratterizzante perché all'epoca le punizioni e le pene fisiche erano molto diffuse e chiunque era esposto facilmente fin da molto piccolo a questo tipo di violenza fisica. Si racconta anche che a 13 anni Erzsébet sarebbe stata messa incinta da un contadino e poi il figlio sarebbe stato affidato a una donna dietro compenso da parte della famiglia Báthory. Il contadino che aveva usato ingravidare una giovane di alto rango sarebbe stato addirittura ucciso. Anche qui comunque rientriamo nei dettagli macabri che si sono aggiunti via via alla storia di Erzsébet e per non ripeterlo sempre nel corso di tutto il video tenete conto che la sua biografia è stata infarcita di elementi simili, spesso poco per niente attendibili. Ritornando all'ambito della storia accertata, a 15 anni Erzsébet è andata in sposa a Ferenc II Nádasdy. Lui era di 5 anni più grande e apparteneva sempre alla nobiltà ungherese. Il marito era un militare di alto rango e ha portato in dote per il matrimonio il castello di Čatice, nell'attuale Slovacchia, con numerosi villaggi vicini. Questo stesso castello diventerà nel tempo la residenza preferenziale di Erzsébet. Nonostante il marito fosse spesso lontano, come vedremo tra pochissimo, il matrimonio era perfettamente in linea con gli standard dell'epoca e possiamo supporre che fosse anche abbastanza felice. Dal 1585 Erzsébet ha avuto almeno 5 figli dal marito, anche se alcune fonti ne riportano altri e sicuramente 3 sono arrivati all'età adulta. Erzsébet Báthory è stata catapultata nella tumultuosa storia del suo tempo solo 3 anni dopo il matrimonio nel 1578. In questo anno il marito è partito in guerra contro gli ottomani che per un periodo lunghissimo hanno minacciato i territori ungheresi. Con il marito spesso lontano, Erzsébet Báthory a soli 18 anni ha acquisito di fatto il potere sul castello di Sárvár e di Čatice e sui villaggi vicini, oltre a mantenere anche un'influenza sui territori della sua famiglia d'origine. Da lei ci si aspettava che governasse al posto del marito, gestendo sia le proprietà familiari sia assumendosi la responsabilità nei confronti del popolo. E non era un compito facilissimo perché i suoi territori erano strategicamente abbastanza importanti visto che si trovavano proprio in una zona di confine tra il Regno d'Ungheria e le terre occupate dagli ottomani. Čatice si trovava proprio sulla via che portava verso Vienna e era costantemente sotto la minaccia dell'attacco ottomano così come altre cittadine vicine. Ma Erzsébet era stata educata proprio a questo compito e infatti ha cominciato a svolgerlo senza troppi problemi. Per circa un ventennio ha mantenuto il governo e la difesa di queste terre in un modo di cui gli stessi suoi contemporanei erano entusiasti. Sia in periodo di guerra, sia quando un'epidemia di peste ha colpito la zona, lei stessa ha fornito assistenza medica al suo castello con delle pratiche mediche che aveva imparato a Exed. In diversi casi ha dato aiuto ai poveri o a chi aveva subito le conseguenze dei conflitti e alcuni racconti la vedono addirittura come una paladina che guidava la difesa dei suoi confini direttamente sul campo di battaglia. Non abbiamo neppure una lettera di lamentela del suo popolo, neanche su aspetti come la tassazione, cosa che fa supporre che fossero contenti del suo governo. Anche gli altri nobili che stavano sotto di lei apprezzavano la sua guida e pare che la sua corte fosse anche diventata un modello positivo che molti volevano imitare. I nobili così avevano cominciato a inviare le loro figlie alla corte di Erzsébet nella speranza che imparassero l'etichetta, in pratica Čatice era diventato un po' un luogo di formazione per giovani nobildonne. Nelle corti dell'epoca erano frequenti questi luoghi chiamati ginecei, dove le nobildonne più giovani potevano imparare da quelle più esperte già sposate le doti richieste a una brava moglie, come il canto, varie lingue, la gestione di una grande dimora e così via. Fin qui non sembrerebbe proprio che stiamo parlando della vicenda di una delle donne considerate più sanguinarie della storia, ma proprio adesso tutto sta per cambiare. Nel 1601 Ferenc Nádasdy è stato colpito da una malattia di cui non si conosce la precisa natura. Quello che sappiamo è che gli ha impedito di continuare a fare il soldato visto che aveva invalidato le sue gambe, che probabilmente era una malattia degenerativa perché nel giro di 3 anni lo ha portato alla morte. Quindi nel 1604 Erzsébet Báthory si è ritrovata vedova.
Forse nella quotidianità della sua vita non è cambiato moltissimo, visto che il marito era stato spesso lontano anche quando era in salute, e probabilmente neanche a livello di potere, visto che era sempre stata lei tra i due la persona più ricca e potente. Però nella società dell'epoca avere un marito a fianco era pur sempre una maggiore garanzia, mentre perderlo esponeva le donne a molti più rischi. Infatti è proprio durante il periodo della malattia del marito e dopo la sua morte che iniziano a spargersi delle strane voci sulla contessa Bathory. Queste voci dicevano che molte ragazze scomparivano dal castello di Chartitze. Inizialmente si sarebbe trattato solo di serve, poi addirittura di quelle figlie della piccola nobiltà che venivano mandate al castello per imparare l'etichetta e prendere esempio dalla contessa. Lei sarebbe stata ispirata anche da una sua serva, alla quale aveva assegnato un ruolo privilegiato di confidente che veniva considerata una strega chiamata Anna d'Arvulia. La voce si è sparsa velocemente, un pastore luterano della zona è arrivato a presentare il caso addirittura alla corte di Vienna. Nonostante questo, la famiglia Bathory era in quell'epoca molto potente e si dice che proteggesse la contessa, infatti proprio un suo cugino chiamato Gabriel diventerà principe di Transilvania, quindi ci è voluto molto tempo prima che qualcuno agisse contro di lei. Solo nel 1610 il re d'Ungheria Mattia II d'Asburgo ha incaricato direttamente il Palatino d'Ungheria, la più alta carica dopo il re stesso, di indagare su quello che stava succedendo a Chartitze. Il Palatino d'Ungheria, che in termini moderni fungerà da magistrato inquirente, era Jörg Thurzó, che apparteneva come la stessa Bathory all'alta nobiltà ungherese. Ferenc Nádasdy, prima di morire, aveva in realtà affidato proprio alla protezione di Thurzó la sua famiglia, ma sembra che lui abbia fatto esattamente l'opposto. Infatti Thurzó, con l'aiuto di due notai, ha raccolto un numero esorbitante di testimonianze contro la moglie di Nádasdy, Erzsébet Bathory, che in teoria avrebbe dovuto proteggere. Le testimonianze erano inizialmente 52, ma nel giro di un anno sono salite a 300 e la accusavano delle peggiori sevizie e atrocità contro le giovani della sua corte. Ovviamente nella società dell'epoca l'indagine non era scatenata da eventuali crimini contro le serve, ma contro le ragazze della nobiltà. Con queste prove Thurzó si presenterà al castello di Chartitze e arresterà la contessa. Thurzó stesso avrebbe scritto in una lettera a sua moglie che arrivando al castello di sorpresa trovò la contessa intenta proprio nei suoi macabri affari, ma in realtà è improbabile che lei non sapesse delle indagini sul suo conto e che a livelli così alti della società non fosse stata nemmeno avvisata dell'arrivo del Palatino d'Ungheria. Altri racconti infatti dicono che sia stata arrestata mentre era tranquillamente a cena con degli ospiti. I presunti complici della contessa, ovvero 5 servitori, sono stati sottoposti a 2 diversi processi, il cui svolgimento però è purtroppo inaccettabile per i nostri standard contemporanei. Il clima di farsa dei processi ha finito per inficiare anche la verità storica sul personaggio di Erzsébet Bathory. Dei famosi 300 testimoni, alla fine tutti hanno testimoniato sulla base di cose che avevano sentito dire senza avere neppure il coraggio di inventare di aver visto direttamente qualcosa. Solo 3 testimoni hanno detto di aver visto qualcosa direttamente, ma 2 erano ufficiali del tribunale stesso e hanno visto solo violenze su delle serve, la terza era una serva che diceva che la contessa le aveva rotto un braccio. Il fatto che abbia cambiato più volte la sua versione dei fatti e che dopo il processo abbia ricevuto dei soldi e una fattoria non depongono proprio a favore della sua sincerità. Anche i servitori accusati hanno confessato sotto tortura quello che l'accusa voleva sentirsi dire. Tutti però sono stati condannati a morte, tranne una serva che è stata condannata al carcere a vita perché si riteneva che fosse stata istigata dagli altri contro la sua volontà. Quell'Anna d'Arvulia, che avrebbe fomentato gli istinti violenti della sua padrona, era morta prima del processo e questa sarà una buona scusa per gli altri servi per accusarla di ogni nefandezza, tanto si sa che i morti non possono difendersi in processo. Nonostante il numero di vittime stimato nel processo fosse tra le 50 e le 60, un'altra serva ha parlato dell'esistenza di un libro dove la Bathory avrebbe annotato i nomi di tutte le sue vittime e contando questi nomi si sarebbe arrivati al numero di 650. Questo ha fatto sì che Erzsébet Bathory sia finita addirittura nel Guinness dei primati, ma sicuramente non aggiunge credibilità al processo. Capirete bene che è abbastanza ridicolo che annotasse uno per uno i nomi di un numero così alto di vittime, tra l'altro questo numero anche spalmato su 30 anni richiederebbe circa 2 vittime al mese.
Tramite le testimonianze dei servitori, l'accusa ha ipotizzato che la contessa avesse creato una rete per attirare ragazze al suo castello, supportata anche da altre nobildonne della sua corte e forse dalla sua stessa figlia Catalin. Paradossalmente, nonostante i due processi, lei stessa non è stata mai ascoltata direttamente, sebbene fosse nei suoi diritti, e la sua pena è stata stabilita fuori da qualunque processo in un accordo tra i suoi figli e Turzo. All'inizio si era pensato di farla andare in un convento, ma vista l'eccessiva risonanza che la sua storia aveva avuto, è stata rinchiusa nel castello di Chartitze. Pare che molte porte e finestre fossero state murate per trasformare il castello in una sorta di grande prigione dove Archibald Báthory avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua vita vedendo a malapena la luce del sole. Nel 1614, dopo pochi anni di prigionia, una mattina è stata trovata morta. Sembra che la sera prima si fosse lamentata con le guardie di avere le mani fredde, mentre altre versioni sostengono che si sia lasciata morire di fame. Visto che non era mai stata formalmente processata e condannata, tutto il suo patrimonio è passato ai figli con un regolare testamento e il luogo di sepoltura della contessa è sconosciuto. È probabile che sia stata portata nella cripta dell'antico castello familiare di Exed. Nei secoli Archibald Báthory è diventata l'archetipo della nobildonna sadica e violenta e della vampira assetata di sangue anche perché era stata cresciuta in Transilvania, luogo ormai classico per una storia sui vampiri. I dettagli su quello che faceva, come il cannibalismo, degli ipotetici bagni nel sangue per mantenere la sua giovinezza o sulla sua dedizione alla stregoneria si sono moltiplicati e continuano a moltiplicarsi. Questo grazie anche al fatto che, un po' come il conte Dracula, al quale viene spesso arbitrariamente associata, lei è passata da personaggio storico a personaggio fortemente romanzato da inserire in trame dal sapore gotico. Ma l'intento di questo video è andare oltre la figura romanzata e tentare di capire cosa c'è di storicamente reale nella vicenda di Archibald Báthory. Un punto fermo da cui cominciare credo che sia il fatto che, a qualunque conclusione si voglia arrivare, il processo stesso ha per lo più danneggiato una corretta ricostruzione storica. Già solo guardando ai numeri presenta delle cifre così esagerate che non è credibile che sia stato svolto arrivando alla verità dei fatti. E è proprio da qui che si sono diramate almeno tre diverse interpretazioni storiche sulla figura della contessa. La prima interpretazione la vede totalmente innocente e quindi vittima lei stessa di un complotto per lo più politico. La seconda interpretazione la vede comunque innocente, ma gira intorno al fatto che Archibald Báthory potrebbe aver messo in atto dei comportamenti che l'hanno resa una persona sospetta, favorendo in un certo senso le accuse a suo carico. La terza interpretazione invece la vede colpevole, seppur riducendo di molto i numeri delle sue vittime. Adesso vedremo le basi su cui poggiano tutte e tre le ipotesi, così ognuno potrà farsi la sua idea, poi alla fine vi dirò anche come la penso io per chi è curioso di saperlo. L'idea del possibile complotto politico non è per niente infondata, infatti oggi ha preso molto piede tra gli storici che vogliono riabilitare la figura di Archibald Báthory. Fin dall'inizio abbiamo detto che apparteneva a una delle famiglie più importanti dell'Ungheria dell'epoca e da questo mi pare ovvio che avesse tanti alleati quanti nemici. Governava territori vasti e collocati, come abbiamo visto, in posizioni militarmente strategiche e in più li aveva sempre governati con un certo carattere. Poteva essere già un buon motivo per complottare, toglierli quanto prima dalle mani di una donna così determinata e potente e farli finire magari frammentati, come poi avverrà, nelle mani dei suoi discendenti. Ma non c'è solo questo motivo, anzi, vi ricorderete che l'indagine è stata avviata da Mattia II d'Asburgo, che va bene, era il re d'Ungheria, chi se non lui avrebbe dovuto occuparsene. Però gli Asburgo erano entrati più volte in rotta di collisione con i Báthory, per esempio un altro cugino di Archibald, chiamato Sigismondo, era stato accusato di cospirare contro gli Asburgo nel 1610-1611 e lei gli aveva dato il suo appoggio militare e finanziario. In più, all'epoca, Mattia d'Asburgo, nonostante poi diventerà addirittura imperatore, era meno ricco di Archibald Báthory e era addirittura un debitore di Archibald Báthory, come avevamo accennato all'inizio. Pare che lei avesse richiesto più volte il pagamento del debito senza ottenere niente.
quindi ci troviamo nella situazione paradossale nella quale il debitore ordina una condanna sul creditore, il cui risultato è, tra le altre cose, proprio l'estinzione del debito accettata dal figlio di Erzsébet in cambio della prigionia della madre, un fatto che mi ricorda molto il famoso processo ai Templari, al quale ho dedicato un video se siete interessati. Mattia II, tra l'altro, inizialmente non sarà per niente soddisfatto del risultato ottenuto da Turzo, visto che invece dell'accordo con i suoi figli avrebbe preferito che la contessa venisse processata e così magari perdesse il suo patrimonio che sarebbe entrato nelle mani della corona. Lo stesso palatino d'Ungheria, Jörg Turzo, che ha condotto le indagini sulla contessa, come abbiamo già visto, non era per niente una figura super partes come ci aspetteremmo oggi. Essendo teoricamente il protettore della famiglia di Nadasdi, avrebbe potuto giovarsi di questo ruolo per gestire in parte il destino economico dei figli di Erzsébet e per favorire la propria carriera politica. In più era stato sempre lui a trattare con Gabriel Báthory per conto di Mattia II d'Asburgo. Se vi ricordate, Gabriel era quell'altro cugino di Erzsébet diventato principe di Transilvania e nel 1610 aveva pianificato addirittura di riunire nelle sue mani la Transilvania e l'Ungheria con l'aiuto degli ottomani, nemici giurati di questa nostra vicenda. Gabriel, per estendere il suo potere, avrebbe proprio potuto giovarsi dei vasti territori di sua cugina Erzsébet e questo sicuramente spaventava gli Asburgo. Gabriel alla fine raggiungerà un accordo con Turzo, pur avendolo trattato in maniera sprezzante semplicemente come il servo di un signore più potente, ovvero Mattia d'Asburgo. Guarda caso, è proprio nel 1610, in concomitanza con la faccenda di Gabriel, che Mattia d'Asburgo e Turzo iniziano a investigare su Erzsébet, portandola, grazie al processo, a un rapidissimo declino e facendole perdere potere e territori. Chi si oppone all'ipotesi del solo complotto però può far notare una cosa sensata, ovvero che effettivamente l'eliminazione della contessa dalla scena non abbia spostato chissà quanto gli equilibri politici. Sì, di certo è stato un colpo per la reputazione dell'illustre famiglia Báthory, ma per esempio il cugino Gabriel cadrà in disgrazia e verrà anche ucciso a causa di ben altre decisioni politicamente sbagliate. I discendenti di Erzsébet sì, non riavranno mai i soldi del debito degli Asburgo, ma manterranno i loro territori e un certo potere ancora per molto tempo. In più, il famoso pastore luterano aveva accusato la contessa ben prima del 1610 e non per motivi religiosi, visto che gli Asburgo erano cattolici mentre Erzsébet era calvinista. Insomma, magari la religione c'entrava qualcosa in un'epoca attraversata dalle divisioni interne al cristianesimo, però in effetti le accuse sono precedenti e dovremmo ipotizzare che fossero del tutto false e che siano state sfruttate da Mattia II al momento opportuno. Questa prospettiva ci apre la via verso la seconda interpretazione, ovvero che Erzsébet Báthory potrebbe aver messo in atto dei comportamenti che l'hanno resa una persona sospetta. Il luogo dove Erzsébet era cresciuta, ovvero il castello di Exed, sta molto lontano dal luogo che governerà, ovvero Chartitz e i suoi villaggi circostanti. Oggi si trovano addirittura in due stati diversi e sono separati da circa 440 km. È possibile che la contessa avesse importato delle usanze strane per gli abitanti di Chartitz e che nel tempo avevano dato vita a dei sospetti. Per esempio, avevamo visto che provava a curare i feriti con pratiche mediche imparate a Exed, ma che succedeva se le pratiche non funzionavano e la gente moriva? Che succedeva se magari lei si mostrava disinvolta nel tentare di operare delle ferite, certo con i metodi ancora rudimentali dell'epoca, mentre magari a Chartitz avrebbero usato procedure molto diverse, se non direttamente nessuna procedura? Vari storici sostengono che Erzsébet Báthory gestiva il suo castello e aiutava la gente sul modello di quello che aveva imparato a Exed, dopotutto era andata in sposa a soli 15 anni, non è che avesse avuto chissà quali altri modelli. Però è possibile che la gente del posto non conoscesse e non comprendesse certe usanze. Pare che nel 1610 ci fosse stato proprio un focolaio di peste, mentre la contessa era assente, delle ragazze ammalate erano state portate al castello nel tentativo di curarle. Dei domestici di Erzsébet Báthory avrebbero provato a curarle, forse seguendo proprio le indicazioni mediche della contessa, ma non ci sarebbero riusciti. Forse per non deludere la contessa o i parenti stessi delle vittime o anche per motivi prettamente sanitari, i domestici si sarebbero disfatti dei cadaveri occultandoli, anche se l'episodio non fosse andato proprio in questi termini, è chiaro che eventi simili possono aver dato adito a dei sospetti su quello che avveniva nel castello.
In un'epoca in cui quella che consideriamo scienza moderna era proprio agli albori, non sarebbe né la prima né l'ultima volta che rudimentali tentativi di guarigione o pratiche sperimentali vengono scambiate per stregoneria. La terza interpretazione vede Labatory colpevole, sostenendo che avrebbe sfruttato il suo enorme potere e una sorta di certezza dell'impunità per dare sfogo ai suoi istinti sadici, essendo forse anche mentalmente disturbata fin dall'infanzia. Infatti è vero che non abbiamo nessuna prova certa e attendibile sulla colpevolezza di Erzsébet Báthory, anzi a dire la verità non abbiamo neppure generiche lettere di lamentela del popolo sul suo governo. È vero pure che i motivi per il complotto sono tanti, è anche vero però che la diceria contro di lei c'era. Pare che suo marito fosse famoso per le torture inflitte ai prigionieri ottomani e alcuni sostengono che avesse insegnato metodi di tortura a sua moglie quando tornava a casa. Per concludere vi dico l'idea che mi sono fatto, anche se pure questa rimane nell'ambito delle teorie. Lo so che è una soluzione un po' furba, ma in questo caso mi pare anche la più sensata, ovvero secondo me la verità è un po' un insieme delle tre diverse strade che abbiamo percorso. Partendo dall'ultima, probabilmente Erzsébet Báthory era una che non ci andava tanto per il sottile con i modi e con l'uso della violenza. Le stesse storie che la elogiano la dipingono addirittura sul campo di battaglia o con le mani vicine alle ferite dei moribondi, quindi doveva essere una che non disdegnava di sporcarsi le mani nel senso letterale del termine. Magari non per sua scelta, però esercitare un grande potere in un luogo sottoposto alla violenza probabilmente ne aveva fatto una persona che non si faceva tanti scrupoli al riguardo. Quindi da questo punto di vista è possibile che magari abbia ucciso qualche serva come punizione, mostrando una particolare efferatezza e che abbia trasmesso l'idea per farsi rispettare di più di essere una persona incline a metodi violenti. Nonostante fosse magari all'interno di quello che lei poteva legittimamente fare come persona che governava Chartiz, visto che anche uccidere un servo o un popolano risultava per un nobile in una semplice compensazione in denaro, immaginate assistere alla scena di una donna che punisce una giovane serva con tale violenza da ucciderla, credo che anche provando a metterci nell'ottica dell'epoca è una scena di un certo impatto. Secondo me questo potrebbe essere stato il punto di partenza, diciamo, tra la gente girava la voce che la contessa di Chartiz, per quanto magari eroica in tanti frangenti, non si faceva problemi a usare la violenza. Poi magari questo fatto è andato a influenzare in maniera sbagliata l'interpretazione di altre azioni della stessa Erzsébet Báthory. Magari al castello stava mettendo tutta se stessa per tentare di curare una giovane di nobili origini malata e questa purtroppo moriva. A quel punto qualche malizioso potrebbe aver detto, visto quanto si è divertita a uccidere quella sua serva, chi lo sa che non abbia ucciso pure questa ragazza invece che curarla. Ovviamente non era così, però l'illazione poteva reggere, soprattutto se immaginiamo che nel corso di 30 anni queste storie separate potevano trasformarsi proprio in racconti d'osteria e in folklore locale già mentre la contessa era ancora al potere. A questo punto capire come pure il complotto politico si sovrappone a questo scenario è facile. Mattia II viene a conoscenza proprio di questi racconti d'osteria anche tramite il pastore luterano e niente di meglio per lui di quei racconti che screditano proprio una persona a cui lui deve dei soldi e che appartiene a una famiglia che ha sempre creato problemi agli Asburgo. A questo punto non c'è niente di meglio che fargli mettere per iscritto questi racconti d'osteria e farne delle testimonianze ufficiali. È ovvio che non ci siano veri testimoni oculari, magari la storia della serva risale a 25 anni prima e non ha niente a che fare con altre ragazze morte invece di peste, ma ormai la narrazione è costruita e basta poco per mettere tutto in un solo calderone, il calderone che ha trasformato direttamente Erzsébet Báthory nella contessa sanguinaria. Ovviamente queste sono solo possibili ricostruzioni e chissà se ci avvicineremo mai un po' di più a come sono andati veramente i fatti. Proprio per questo sono molto curioso di sapere la vostra nei commenti se avete aggiunte o idee diverse su una figura così controversa. E se volete recuperare altre storie simili trovate i video qui in fondo e in descrizione. Se avete apprezzato questo iscrivetevi al canale per supportare la ricerca che c'è dietro e per non perdervi tanti che usciranno. E magari consigliatelo anche a quegli amici appassionati come voi di questi argomenti. Grazie per la visione e a presto!